Riprendiamo adesso il nostro argomento principale per cui abbiamo avviato queste meditazioni, cioè la preghiera. E partiamo sempre comunque dalla parola di Dio che abbiamo detto deve essere la sorgente principale delle nostre riflessioni, ma anche della nostra preghiera. Ricordiamo che la preghiera non è solamente un dire le nostre necessità, e questo ce lo ha ricordato molto bene nel Vangelo, ce l'ha insegnato Gesù, quando esortò i suoi discepoli, i suoi apostoli, a non sprecare parole come i pagani, ma semplicemente a dire una determinata preghiera. Ovviamente quella preghiera va detta con fede, deve essere alimentata da questa fiamma inesauribile che è la fede. Non possiamo pensare di svuotarla di questo, perché altrimenti è un po' come il discorso che abbiamo fatto delle parole. Vengono svuotate del loro senso, del loro significato più importante e così prive di significato, non possono servire, non servono a niente. Partiamo quindi da una piccola pericope della Sacra Scrittura, anzi, prendiamo proprio le preghiere per eccellenza del popolo ebreo, che sono i Salmi. Spesso i salmi venivano cantati dagli ebrei e infatti anche nella liturgia nostra cristiana, in realtà i salmi dovrebbero essere sempre cantati. Tuttavia, per vari motivi questo non si può fare. Ho aperto a caso il lezionario e mi è uscito il salmo. Una parte del Salmo 58 che ve lo leggo. C'è il Salmo responsoriale che dice: Sei tu, Signore, la mia difesa. Liberami dai miei nemici, mio Dio, proteggimi dagli aggressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita, contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Tu, o mio Dio, sei la mia misericordia. Allora, il salmo, prima di tutto, è una preghiera vocale cantata, ma è una preghiera vocale. È l'espressione di una persona che sente determinate cose e si rivolge a Dio cantando. Dapprima è una preghiera di richiesta, tanto che il salmista domanda a Dio di liberarlo dai nemici e di proteggerlo dagli aggressori. Essendo Dio, il nostro discorso, mentre proclamiamo queste parole, mentre pronunciamo queste parole, dobbiamo credere fino in fondo che Dio, essendo buono, ci libererà dai nemici. Magari mentre noi stiamo recitando questo Salmo, non abbiamo nessun nemico che ci disturba, ma se
nemico reale, un nemico esterno, però potrebbe anche essere, e questi ne abbiamo tanti, un nemico interno che ci spinge al peccato. E quindi dobbiamo, siamo in dovere di domandare di liberarci da questo male. Ce lo insegna Gesù, infatti, nella preghiera del Padre nostro. Perché, come abbiamo più volte ribadito, il male peggiore dell'uomo non è la malattia, non sono altre cose, ma è il peccato che lo avvince, che lo porta a compiere il male e quindi a una morte spirituale. Contro di me si avventano i potenti, Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. È la preghiera del santo, cioè dell'uomo che cerca di vivere intensamente, profondamente, concretamente la parola di Dio e viene ripagato con il male. Può essere che anche noi non abbiamo compiuto nessun peccato e che siamo oppressi da altre persone e quindi abbiamo il dovere di domandare a Dio aiuto, ovviamente non prendendolo come un jukebox in cui mettiamo la nostra monetina, la nostra richiesta, otteniamo quello che chiediamo. Sia fatta la tua volontà, è la cosa più dura. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, Dio, la mia forza. Mentre diciamo questa preghiera vocale, dobbiamo credere intensamente che Dio è veramente quella forza spirituale che mi concede di andare avanti e che mi fa superare tutte le varie difficoltà che posso incontrare anche nelle altre persone. Sei mia difesa. Allora trasferiamo questo discorso al Padre nostro. È una preghiera anche questa vocale, ma non dobbiamo più avere solamente quel tempio concreto fatto di pietre, dove noi andiamo ad adorare Dio. Verrà il tempo in cui si adorerà Dio in spirito e verità. E dobbiamo farlo anche noi. Quindi non è il tempio delle parole che ci salva da tante cose, ma è lo spirito con cui vivifichiamo queste parole. Padre, è la prima parola che ci immerge in una meditazione profonda. Se noi ovviamente abbiamo una concezione di un padre buono, abbiamo avuto esperienza nella nostra vita di un padre che si è dato per la propria famiglia, allora possiamo comprendere il significato, il contenuto che possiede questa parola, padre, e immergerci in una meditazione senza confini. Il padre è colui che difende i figli, ma lascia loro anche la libertà di sbagliare per poter poi ritornare a lui. Il padre è quello che sostenta la famiglia, colui che dà alla famiglia tutto ciò che hanno bisogno per vivere, il sostentamento. È colui che lavora per la famiglia, perché una volta, è vero, le donne erano principalmente impegnate nella vita della famiglia. Il lavoro, diciamo, quello remunerativo, lo faceva appunto l'uomo. E lui è il padre che lavora per noi, per la nostra salvezza, ci fa incontrare alcune situazioni affinché noi cresciamo spiritualmente, lavora per la nostra salvezza. E sei anche la mia difesa e la mia misericordia. Il padre è colui che
ha misericordia della creatura debole. E noi, uomini, di fronte a Dio, siamo creature deboli, infinitamente deboli. E quindi abbiamo bisogno della sua protezione e del suo aiuto e della sua misericordia, perché spesso e volentieri nel progetto di Dio noi sbagliamo. Non pensiamo di avere quella certezza di sapere, di avere in pugno la volontà di Dio, di conoscerla in modo ci sembra, ma non è così. E quindi sbagliamo anche nel compiere il progetto di Dio nella nostra vita e abbiamo bisogno della misericordia del Padre. Invochiamola questa misericordia. Quindi è questo lo spirito che deve vivificare la preghiera vocale dell'uomo. Non è un dire in fretta una preghiera e chi si è visto e lasciar perdere il contenuto di questa preghiera. Deve essere vivificata, quindi dare significato ad ogni parola che si dice, stare attento, la nostra mente e il nostro spirito devono convergere in questa parola della preghiera e quindi realizzare la nostra unione con Dio. Ovviamente nei tempi liturgici c'è una certa velocità nello svolgersi delle preghiere, soprattutto nella Santa Messa, anche se ovviamente tanti dicono che dopo la Santa Comunione bisogna stare in silenzio prima o dopo il canto. Il canto è una cosa buonissima, ma è importantissimo anche raccogliersi per ringraziare Dio del grande dono dell'aver ricevuto l'Eucaristia. Quindi in realtà la coscienza del proprio peccato, come spesso abbiamo ribadito, ci fa capire la nostra piccolezza, e la nostra piccolezza ci pone in atteggiamento umile di fronte al Creatore e quindi dà le basi per quella preghiera umile di richiesta e anche di attesa della volontà di Dio sulla propria vita. Quindi la preghiera vocale nella liturgia della messa deve esigere la nostra attenzione. Nonostante l'incalzare delle varie preghiere, delle varie parole, e che ovviamente non possiamo soffermarci in quella parola perché siamo tutti insieme, ed è anche una penitenza questo, da una parte, no? Perché ci costringe in certi ritmi. Tuttavia non dobbiamo prendere neanche quel treno che ci fa arrivare dal Padre Nostro fino all'Amen in un battibaleno. Dobbiamo ascoltare gli altri e dire questa preghiera assieme agli altri. E quindi la preghiera liturgica fatta in modo comunitario esige un ascoltare gli altri, un ascolto che dovrebbe anche allenarci all'ascolto poi nella preghiera personale della parola di Dio. Quindi la preghiera vocale non è inutile, ma va vivificata del senso delle parole.